Il discrete trial training nel metodo ABA. I rinforzi. Il terzo elemento che abbiamo visto è rappresentato dai rinforzi. Questi vengono erogati quando viene prodotto il comportamento target. I rinforzi vengono erogati anche se c'è stato un intervento facilitante attraverso l'utilizzo di un prompt. Esisterà ovviamente una graduatoria dei rinforzi da erogare che terrà conto del fatto che il comportamento prodotto sia stato prodotto con l'aiuto o in autonomia. Il discrete trial training, in questo modo, consente l'apprendimento di numerose abilità.